sono delle domande, quando abbiamo 5 minuti di pausa tra mezzo, chiedetele, fatele le domande. Quindi magari prendete degli appunti per non scordarvi. I want to share with you about the book of Ruth today. Oggi voglio condividere con voi qualcosa sul libro di Ruth. But first I would like to look with you at some important elements in analyzing biblical stories. Ma prima di tutto voglio guardare con voi alcuni elementi importanti, essenziali quando si tratta di studiare un libro, una storia biblica. There are three main elements to stories. In una storia ci sono tre elementi principali. There's the plot. C'è il plot, che sarebbe lo svolgimento, la trama, sì. And characterization. I personaggi, la personalizzazione. And point of view. E il punto di vista. For plot we have to ask what is happening. Quindi quando si parla della trama dobbiamo chiederci cosa succede. Where does the story begin and where does it end? La storia dove ha inizio e dove va a finire? And what is the story about? E di che cosa tratta la storia? For the characterization, we have to ask who are the people in the story? Per quel che riguarda la caratterizzazione, dobbiamo chiederci chi sono i personaggi di questa storia. What are their motives? Quali sono i loro motivi, le loro motivazioni? Why do they act and speak the way they do? Perché si comportano in un certo modo, perché dicono certe cose. And what do their words really mean? E cosa significano le parole che dicono? For point of view, we have to ask how do the people in the story see each other? E quando si parla del punto di vista dobbiamo chiederci come si vedono i personaggi l'un l'altro, come si vedono l'un l'altro. What do they think about things happening in the story? Cosa pensano i personaggi delle cose che stanno succedendo nella storia? And what is the narrator, the one who tells the story, what is his view of the events and of the people in the story? E qual è il punto di vista del narratore, di quello che racconta la storia, di ciò che accade e dei personaggi? And I think for all Bible stories it is very important that we use this way to read so that we can understand what really happens. Ed è importante per noi vedere in questo modo le storie bibliche per capire che cosa sta veramente succedendo. Now if we come to Bible stories, there are some special characteristics we should note. E quando si tratta di storie bibliche ci sono delle caratteristiche importanti che dobbiamo, di cui dobbiamo renderci conto. The first thing is that the narrator in Bible stories is always omniscient. In primo luogo dobbiamo ricordarci che il narratore delle storie bibliche è sempre onnisciente. In theological terms we say the Bible is inspired. In termini teologici diciamo che la Bibbia è ispirata. But in literary terms it means that the person telling the story knows everything about the story. E in termini letterari diciamo che quando leggiamo la Bibbia il narratore sa ogni cosa. That means what he reports is absolutely reliable. It is the truth. Ciò significa che ciò che il narratore ci racconta è da credere, è credibile. Then when we come to God, God is not just a character in the story like other persons. E poi quando pensiamo a Dio, Dio nella storia non è semplicemente un personaggio. God is also omniscient like the narrator. Dio è anche onnisciente come il narratore. But God is also omnipotent. Ma Dio è anche onnipotente. He can do anything he likes. Può fare qualsiasi cosa desideri. The narrator is not, because he cannot create events, he can only report them. Il narratore non è onnipotente perché non può creare degli avvenimenti, può soltanto raccontarli. The characters in Bible stories, we often forget, the characters are normal, fallible human beings like us. They are not heroes. E spesso dimentichiamo che i personaggi delle storie bibliche non sono eroi, sono persone come noi, fallibili. So they have their good traits and their bad traits, like any other human being. Così come qualsiasi altro essere umano, i personaggi delle storie bibliche hanno tratti buoni e tratti cattivi. Their motives are often mixed, good and bad. E i loro motivi sono anche misti, buoni e cattivi. And what they say is not necessarily the truth. E ciò che i personaggi di una storia biblica dicono non è necessariamente la verità. Sometimes when people speak in the Bible,
they really reveal what they think. Other times they use their words to cover up what they really think. A volte un personaggio biblico, quando dice qualcosa, dice davvero quello che prova, quello che sente. Altre volte invece dice altre cose per coprire la verità. If we want to know the truth quality of characters in Bible stories, we always have to compare what they say with what the narrator says, because what he says is infallible, is correct. E allora, quando vogliamo sapere quanto ci sia di vero in ciò che racconta, in ciò che dice un personaggio biblico, dobbiamo fare un paragone con quello, o si paragonarlo a quello che racconta il narratore, quello che il narratore dice di questo personaggio. The French philosopher Paul Ricoeur, he says that the Bible gives us images of God accompanying humanity. Il filosofo francese Ricoeur dice che la Bibbia ci dà immagini di Dio che accompagna l'umanità, cioè Dio mentre cammina con l'umanità. So what we have in the Bible is pictures, word pictures of how people live with God, how people live before God. Così quello che troviamo nella Bibbia sono immagini di come la gente, how people live with God, di come le persone God. Vivono con Dio e davanti a Dio. And through these pictures we get to know who God is and how God relates to us. E attraverso queste immagini scopriamo chi Dio è e come egli si comporta con noi, qual è la sua relazione con noi. We also get to know ourselves, because in the Bible characters we see ourselves like a mirror, we can see our own weaknesses and strengths. Allo stesso tempo impariamo a conoscere noi stessi, perché come uno specchio vediamo noi stessi con le nostre forze, i nostri lati forti, i nostri lati deboli. So through reading Bible stories we learn about relating to God, about relating to each other, and about how to relate to ourselves. Così quando leggiamo una storia biblica impariamo a ad avere un rapporto con Dio, ad avere un rapporto con gli altri, anche un rapporto con noi stessi. And we learn this by putting ourselves in the shoes of the Bible characters. E questo imparare lo facciamo quando ci mettiamo nelle scarpe del personaggio. Now, how do we get to know Bible characters, people in the Bible? How do we really get to know them so that we feel we know who they are? Allora, come facciamo a conoscere i personaggi delle storie bibliche? The Jewish scholar Robert Alter, he says that the narrator uses a scale of means. Allora c'è il Robert Alter, uno studioso ebraico, ha detto che il narratore usa una serie di mezzi, una serie esponenziale di mezzi. So if we look at just the actions of characters and their appearance, then we have to infer or deduce. Così quando guardiamo all'apparizione, al personaggio stesso e alle sue azioni, dobbiamo fare o una deduzione oppure dobbiamo assumere qualcosa. When we have speech by characters, it's a little bit more definite. Invece abbiamo una conoscenza più definitiva se ascoltiamo le parole che il personaggio dice. Then we need to weigh these claims, how truthful they are. Allora dobbiamo prendere in considerazione queste parole e vedere quanta verità ci sia. And when we have inward speech of characters, when they say something to themselves, then we can have relative certainty, because people don't normally lie to themselves. Quando invece leggiamo le parole che il personaggio dice a se stesso, tra di sé, allora lì possiamo prenderle per verità, perché di solito non diciamo una bugia a noi stessi, quando parliamo con noi stessi. And when we have the narrator's explicit statements about people or what God says about people, it is absolutely dependent. Invece quando leggiamo le parole che il narratore, in cui il narratore parla dei personaggi o ciò che Dio pensa dei personaggi, allora lì possiamo essere certi che è la verità. The problem is that the Bible normally uses number one. Il problema è che la Bibbia di solito usa il numero uno, cioè il mezzo numero uno, l'apparizione e le azioni dei personaggi. So that we are often forced to really think for ourselves and to deduce
what is happening here? Col risultato che quando leggiamo la storia dobbiamo davvero pensare, riflettere e cercare di capire che cos'è che vuole dirci. And that is also why Bible stories draw us in and involve us, because we try to understand what is happening. Ed è per questo motivo che le storie bibliche ci attirano, perché vogliamo davvero riuscire a capire che cos'è che vogliono dirci. I hope these short comments will help in reading all Bible stories, but it's actually an introduction to the book of Ruth. Allora, questa era un'introduzione al libro di Ruth, però questi metodi possono essere applicati a ogni altra storia biblica. Now, when we come to the story of Ruth, the first thing we have to ask is the setting. When and where did this take place? Allora, quando pensiamo alla storia di Ruth, la prima cosa che dobbiamo sapere è la situazione, quando e dove è accaduta questa storia. We read in the first verse, it is the time of the judges. E nel primo versetto leggiamo che è accaduto al tempo dei giudici. Now, if you hear that something happened in this time, how do you feel? How do you feel about the time of the judges? It's the good time or the bad time? Quindi, quando voi leggete questa frase, accade al tempo dei giudici, che pensiero vi viene? Erano tempi buoni, tempi cattivi? Carestia? Anarchia. 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 We have judges sent by God to save God's people, but they are sent exactly because the situation is so terrible that God must every time directly do something to save his people. C'erano i giudici erano stati mandati da Dio proprio perché Dio doveva salvare attraverso i giudici salvare il suo popolo. Era proprio perché erano tempi terribili. And if we read the narrator's comments in Judges, every time he summarizes, he says, there was no king in Israel, everyone did what was good in his own eyes. E quando leggiamo i commenti di chi ha scritto il libro dei giudici, vediamo che lui dice ogni volta che era un tempo in cui si comportavano in maniera terribile, un tempo senza Dio. Senza regno. È un tempo senza regno dove ciascuno faceva a modo suo. Yeah. Scusate. Non ho parlato italiano da 25 anni. So it's already bad to hear it's the time of judges. And then we hear that the next bad thing is that in Bethlehem, which means house of bread, there is no bread. Very ironical. Allora, la cosa terribile, appunto, leggiamo che era il tempo dei giudici, un periodo terribile, e poi leggiamo nella frase successiva che c'era carestia a Bethlehem. Il nome Bethlehem vuol dire casa del pane. Quindi c'era carestia lì dove dovrebbe esserci pane. So this Elimelech and his family, they have to flee, they have to go somewhere else to survive, and they go to Moab. Elimelech e la sua famiglia devono fuggire da questa situazione e si rifugiano a Moab. And the moment we hear Moab, all the red lights go on again. E quando sentiamo parlare di Moab, abbiamo delle associazioni anche immediate. Because we know the Bible stories coming before Ruth, there we learn about the daughters of Lot sleeping with their father, and that is how Moab was born. Perché se abbiamo letto i capitoli precedenti nella Bibbia, sappiamo dove hanno avuto origine i Moabiti, dalle figlie di Lot che hanno dormito col padre, appunto, e poi i successori sono stati Moabiti. In the book of Numbers we read how the daughters of Moab seduce the people of Israel to eat and drink with them and worship idols with them. E nel libro dei Numeri leggiamo che le figlie di Moab, le Moabite, hanno sedotto gli israeliti per bere e lussureggiare con loro e adorare le loro divinità. And in Deuteronomy we read that Moabites are not allowed in the assembly of God, not even to the 10th generation. E nel libro di Deuteronomio leggiamo che i Moabiti non avevano il permesso fino alla 10ª generazione di avvicinarsi a Dio. So we have here a story starting with very bad expectations. Quindi abbiamo qui una storia che inizia con aspettative molto negative. This is the first thing I want to say about mission too, is Ruth shows us that God can overturn our expectations.
E per quel che riguarda l'aspetto missionario, questo, la storia di Ruth ci mostra che Dio può capovolgere le nostre aspettative. Because when we start reading the story, it's totally negative. Perché quando cominciamo a leggere la storia è completamente negativa. But we know that the book has a good ending. Ma sappiamo tutti che la storia finisce in bene. And now I would like to look with you at the three main characters of the book of Ruth. E adesso guardiamo insieme i tre personaggi principali del libro di Ruth. And who are they? Chi sono questi tre personaggi principali? Ruth, Naomi, okay, very easy. And Ruth also is very nicely divided as a story, four chapters, four scenes. E il libro di Ruth è anche stato diviso in quattro capitoli che rappresentano ciascuno una scena diversa. Quattro capitoli, quattro scene. So let's first look at Naomi. Così guardiamo, prendiamo in considerazione Naomi. In the first scene, the first chapter of Ruth, we can summarize and say this is about death and emptiness. E la prima scena vediamo si tratta di morte e vuoto. When we read the story, the first thing we notice is that Naomi loses her man. E quando leggiamo la storia, la prima cosa che incontriamo è Naomi perde i suoi uomini. Her husband Elimelech takes her to Moab. Il marito Elimelech la porta in Moab. And then he dies on her. E poi muore. Her hope is transferred to her two sons. La sua speranza si trasmette, si affida ai figli. They marry local wives, Moabite wives, and they live there for 10 more years, no children. I figli sposano ciascuno una moabita, vivono nel paese per 10 anni e dopo 10 anni non hanno ancora figli. And then they die. E muoiono. And Ruth, Naomi is left all alone. She loses her identity. Così Naomi resta sola, perde la sua identità. Because in those days identity was always connected to a male connection. Mother of, wife of, daughter of, and all this she lost. Perché a quei tempi l'identità di una donna era associata con un uomo. Figlia di, madre di, moglie di. Ma adesso lei ha perso marito e figlio, ha perso la sua identità. Losing these male members of her family, she also loses her security. Ma ha perso anche la sua sicurezza. And she also loses her sense of worth. E perde anche il suo senso di valore personale. But there's a sign of hope, because we read that God remembers his people and he provided bread again in the house of bread. Ma vediamo c'è anche un segno di speranza perché Dio non ha dimenticato il suo popolo e provvede loro di nuovo pane nel paese del pane. So, Naomi makes a decision, she decides to go home to Bethlehem. Naomi decide di ritornare a casa a Bethlehem. In her words, the words that she says to her daughters-in-law, we hear that in her heart she is very upset. E nelle parole che Naomi usa per parlare alle sue nuore, vediamo che è davvero delusa, davvero dispiaciuta. Now, important to see in this book is that when Naomi opens her mouth, she speaks poetry, always. E la cosa importante in questo libro di Ruth è constatare che ogni volta che Naomi apre la bocca per dire qualcosa, usa parole poetiche. So she always has, her words are always very nicely structured. Le sue parole hanno proprio una struttura piacevole. So if you look at verse 8 and 9, she says, go back each to your mother's house. May Yahweh give his faithful love, his chesed to you, as you have given your faithful love, your chesed to the dead ones and me. Then again, may Yahweh give you a resting place, and then back again to the first, each in her husband's house. No. Avete tutti gli appunti perché qui non c'è lavagna, però se vedete A, B, B1 e B e A1, la struttura delle sue parole come una poesia ben equilibrata. Naomi dice alle nuore, tornate ciascuna a casa di sua madre e possa Yahweh darvi chesed. Chesed sarebbe l'amore fedele di Dio. E poi, così come voi avete dato chesed a coloro che sono morti e a me.
e dopo, ritornando alla frase precedente, possa Yahweh darvi un luogo di riposo, che riflette possa Yahweh darvi Chesed, e ritornando all'inizio del suo discorso, ciascuno in casa di suo marito. Quindi vedete i paralleli. And important to see here is that in the middle of the speech, in the filling of the sandwich, the center of what she says is her sense that she is together with the date. She belongs with the date already. Il centro di questo, come un panino, è la linea C, la riga C, così come voi avete dato Chesed a me e ai miei morti. Naomi si associa ai morti, a coloro che sono morti intorno a lei. And she mentions the Chesed, the love of Yahweh, but this love is for her daughters-in-law, it's not for her. E Naomi menziona Chesed, l'amore di Dio, ma questo amore è per le sue nuore, non per se stesse. Then when we go to verse 11 and 13, the second time that Naomi speaks, poi al versetto 13, la seconda volta che Naomi parla, 11 a 13. 11 a 13, scusate, sì. There again, it's, I didn't put it here, but it's again the same pattern. And again, what she emphasizes is husbands and sons that she does not have, and she cannot have anymore. Di nuovo qui ci sono dei paralleli che non sono stati trascritti sulle note, però di nuovo qui la sua enfasi è sul marito e sui figli che non ha più. And she emphasizes her emptiness. Quindi lei sottolinea la sua, il suo vuoto, sì. She also emphasizes the cruelty of God. Yahweh is cruel, is hard on her. Pone l'enfasi sulla crudeltà di Dio, crudeltà verso di lei, al versetto 13. In verse 13 she says, it is much more bitter for me than for you, for the hand of Yahweh has gone out against me, it means has attacked me. Quindi la cosa è molto più amara per me che per voi, perché la mano del Signore è stata contro di me. Here already, please note, I will come to this later. More bitter for me than for you can also be translated is bitter against me because of you. E qui bisogna notare che dall'originale ebraico questa traduzione, più amaro per me che per voi, potrebbe anche essere tradotto la mano di Dio amara verso di me a motivo di voi. So, the first impression we have of Naomi is someone who is really embittered because she feels that God has turned against me. Quindi la prima impressione che abbiamo di Naomi è di una donna amareggiata perché ha l'impressione che Dio è contro di lei. So, what is her relationship to God? Quindi qual è la sua relazione con Dio, soprattutto con Dio? Why does her emptiness and her loss all come to rest at God's door? Perché dà la colpa a Dio per il suo vuoto e la sua amarezza? Now, I think if we read carefully the whole book of Ruth, then it is, we can say it is because she assumes that she's under God's curse or God's punishment because of her close connection with the Moabites. Se quando leggiamo tutto il libro di Ruth, vediamo che molto probabilmente la sua amarezza si sente maledetta da Dio perché a motivo delle nuore di Moab, delle Moabite. Because they as a family went to live in Moab, her sons even married Moabites. That is why God has turned against her and her family. Dio si è rivolto contro di lei, contro la sua famiglia, perché loro come famiglia hanno lasciato Betlemme, sono andati in un paese straniero e i figli hanno sposato donne straniere. So these two daughters-in-law, they are actually her problem. Quindi il problema consiste nelle due nuore straniere. And that is why her blessing, when she blesses them, is also a way of getting rid of them. Quindi la sua benedizione, la benedizione che dà alle nuore, è un po' come per sbarazzarsi di loro. On the one hand, she does thank them for their faithfulness and their love towards her. Le ringrazia, da una parte le ringrazia per l'amore e l'affetto che hanno verso di lei. But on the other hand, it's also a pious way to say, God bless you and please go home. Però l'altro lato sì, come una maniera un po' devota di dire, Dio ti benedica, ma vattene.
Because interesting, in verse 15 we read that she says, "Go back to your own gods." E al versetto 15 Naomi invita le nuore a tornare a casa dai loro dei. So for Naomi, we have our gods; they have their gods. Better for them to stay with what they have. Quindi per Naomi, lei ha il suo dio, le nuore hanno le loro divinità, ed è meglio per le nuore di tornarsene dalle loro divinità. So let's look at Naomi and these two Moabite women. Adesso consideriamo Naomi e queste due Moabite. The theologian Phyllis Tribal, she says Ruth's commitment to Naomi leads to Naomi's withdrawal from Ruth. La teologa Phyllis Tribal dice la devozione di Ruth per Naomi è l'allontanamento di Naomi da Ruth. Because in verse 18 we read, after this long discussion with the two girls and Ruth decided to stay with her, we read in 1 verse 18, she stopped talking to Ruth. Quindi dopo il suo discorso con Ruth, Naomi alla fine smise di parlare. Why does she not talk to her anymore? Perché Naomi non voleva più parlare con Ruth? Because she's angry with her. Orpah went back, but Ruth insists on coming with her, and Ruth is part of her problem. Perché è arrabbiata, Naomi è arrabbiata, si è arrabbiata con Ruth perché Ruth è il suo problema e Ruth vuole restarsene con lei. Finally they arrive in Bethlehem, a very long silent trip because she doesn't speak to Ruth. Finally they arrive in Bethlehem. E finalmente dopo questo viaggio silenzioso arrivano a Betlemme. And once again Naomi opens her mouth and poetry. Di nuovo Naomi apre la bocca e ne esce poesia. Don't call me Naomi, call me Mara. Non chiamatemi Naomi, chiamatemi Mara. Because God has dealt bitterly with me. Perché Dio si è comportato in maniera Dio mi ha amareggiato. I went away full and God makes me come back empty. Perché io sono andata piena e Dio mi fa ritornare indietro vuota. And then back again to be God afflicted me, God made me suffer. Dio mi ha afflitto, Dio mi fa soffrire. So why do you call me Naomi? Quindi perché mi chiamate Naomi? So we have Naomi, Naomi. God punishes me, God punishes me. I was full and now I'm empty. Quindi abbiamo di nuovo i paralleli. Naomi, Naomi. Dio, Dio. E poi nel mezzo, Dio mi punisce. Adesso sono vuoto. And the interesting thing is, of course, that what Naomi says is not so very true. She didn't leave all that full. Otherwise she wouldn't have had to go to Moab in the first place. In effetti quello che Naomi dice non è la vera, la pura verità, perché sono andati a Moab proprio perché avevano la carestia, non erano veramente in pienezza. But that's how we people are. I mean, we see things very narrowly from our own perspective. Ma è così che noi siamo fatti, vediamo le cose solo limitatamente. And she sees everything black and white. E Naomi vede tutto o bianco o nero. Don't call me Naomi, which means sweetness, call me Mara, bitterness. Non chiamatemi Naomi, che vuol dire dolcezza, chiamatemi Mara, che vuol dire amarezza. I used to be full and now I'm empty. Ero piena, adesso sono vuota. And we have to look at all the many times that the word I appears here. I, me, me, me. E dobbiamo anche notare quante volte quando Naomi parla il pronome è io. She sees everything just from her own personal perspective. Quindi vede tutto dal suo proprio punto di vista. And for her, God is the source of all her troubles. E per lei Dio è la sorgente di tutti i suoi problemi. And the other interesting thing is, Ruth is totally ignored. She doesn't even mention Ruth. E Naomi non menziona Ruth. She says, "Full I went away, empty I come back." And all the people of Bethlehem wonder, who is this girl next to her? In effetti erano ritornate in due, Naomi dice sono andata piena, sono tornata vuota, mentre Ruth era lì accanto a lei, tutti la vedevano. So for her, Ruth is also part of the emptiness. Quindi per lei Ruth non esiste. But important to notice is that at the center of this speech is Naomi, it's her grief, her feeling of loss, of emptiness, and of being a victim of God's punishment. Ma la cosa che dobbiamo notare è che per Naomi il suo senso di amarezza, il suo senso di vuoto, il senso di essere punita da Dio. But the narrator again gives us hope.
at the end of the chapter. Ma a questo punto, alla fine del primo capitolo, il narratore ci dà speranza. Because in verse 22 we read, she is not really alone. Ruth is there with her. Twice he emphasizes Ruth is there with her. Perché l'ultimo versetto, versetto 22, il narratore ci ricorda che Naomi non è sola. Ruth è con lei, ce lo dice due volte. And he also reminds us it is harvest time. E il narratore ci ricorda anche che è il tempo della mietitura. And when we think of harvest, we think of fullness. E quando pensiamo alla mietitura, pensiamo a pienezza, abbondanza. So, we come to the second scene, chapter 2. E adesso alla scena, arriviamo al capitolo 2, la seconda scena. In chapter 1, Ruth was very active. She left Moab, she argued with her daughters-in-law, she did all the talking. Nel capitolo 1, Naomi era il personaggio attivo. Lei che ha lasciato Israele è andata a Moab e lei che ha fatto tutti i discorsi con le muore e con la gente di Betlemme. But here in chapter 2, Naomi is back in her homeland, but she's totally passive. It's Ruth who has to take the initiative. Mentre la seconda scena, al capitolo 2, è Ruth che diventa il personaggio attivo. Mentre Naomi, chiusa in casa, benché sia paese suo, è la passiva. And the only words that Naomi say is actually just sending off Ruth. Go, go, my daughter, go. Le uniche parole che Naomi pronuncia nella seconda scena sono parole dette alla nuora, sono comandi. Va, ritorna. And this is not the first time, of course. That's about the only thing she's been saying to Ruth all the time. In chapter 1 she said, go, return. Verse 11, return. Verse 12, return, go. Verse 16, return. And now chapter 2, verse 2, go, my daughter. So go, 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 go. In effetti, se guardiamo le parole che Naomi rivolge a Ruth, sono tutti comandi di andare o ritornare. Capitolo 1, versetto 8, va, ritorna. Versetto 11, ritorna. Versetto 12, ritorna, va. Il 16, ritorna. E adesso il capitolo 2, versetto 2, va, figlia mia. But, yeah, and the other thing is she sends off Ruth with no warning, no advice, no help whatsoever. Though it's a foreign country for Ruth and it is her own hometown, she doesn't give any advice anyhow. Ed è anche interessante notare che Naomi non dà nessun consiglio di cautela o suggerimento alla nuora, benché la nuora si trovi in un paese straniero. But when Ruth comes back in the evening bringing home a lot of food, then Naomi begins to move out of her isolation. Ma poi quando Ruth torna la sera con il sacco pieno di grano, allora che Naomi esce dalla sua isolazione. The first thing is that she blesses the Lord and she blesses Boaz for his chesed, for his kindness, his love. E la prima cosa che Naomi fa è benedire Dio, benedire il Signore e benedire Boaz per la sua gentilezza. She doesn't thank Ruth yet, that will come later. Non ringrazia Ruth, non ancora. But at least now she puts herself together with the living, because she says his goodness towards the living and the dead. The living, Ruth and me, the dead, my husband and sons. Ma adesso la cosa positiva è che Naomi si associa non solo con i morti, il marito e i figli, ma anche con i viventi. Boaz che l'ha aiutata. And she also includes Ruth in the family for the first time. She says to Ruth, this man is our relative, he is our redeemer. E per la prima volta Naomi include anche Ruth nei suoi discorsi, perché parla al plurale. Boaz è nostro parente. And in verse 22 we also see that she expresses concern about Ruth's safety. She says, don't go too close to the men. Stay with the women on Boaz's field, because that will be safer for you. E al versetto 22 Naomi è anche interessata alla sicurezza di Ruth. Le consiglia di stare vicina alle serve, non mettersi con gli uomini. And then we have the narrator's indirect comment telling us about this challenge. In the beginning of the chapter he said Ruth the Moabite, but at the end of the chapter Ruth the daughter-in-law, Naomi the mother-in-law. Il commento del narratore
All'inizio del capitolo parla di Ruth la Moabita, ma poi alla fine del capitolo Ruth la Moabita è diventata la nuora. In chapter 3 we have the third scene. La terza scena al capitolo 3. And here we have something very strange happening. E qui ci sono degli avvenimenti strani. Naomi once again takes the initiative now. Naomi di nuovo riprende l'iniziativa. She makes a plan to find security for Ruth. E fa un piano per trovare, per dare sicurezza a Ruth. And how do you find security in 10th century BC Israel? Is by finding a husband for Ruth. E la sicurezza per una donna di 10 secoli prima della nascita di Cristo è di trovare un marito per una donna. But if we look at that plan, and if we look at it just as it is written there, not with any preconceptions, it does not look very good. Ma se guardiamo ai piani di Naomi, così come sono descritti qua, senza preconcetti, non sembrano dei piani molto buoni. Because what she says to Ruth is, go, wash yourself, put on perfume, put on your nicest clothes, then you go at night, you wait until Boaz is finished eating and drinking, they didn't drink water, drinking, and then you get into bed with him. Perché quello che Naomi dice a Ruth è vai, lavati, fatti bella, profumati, e poi va lì dove si trova Boaz, e dopo che lui ha finito di mangiare e bere, non bevevano solo acqua lì, va a letto con lui. So what does Naomi wish to happen? Quindi Naomi in fondo cosa vuole che accada? Why does she not directly go to Boaz and talk to him if he is the kinsman of the family? Boaz è il loro parente, perché Naomi non si rivolge direttamente a lui con i suoi diritti? Use such a strange way. Perché usa metodi così strani? It seems to me that if we are honest about this, Naomi's purpose is entrapment. She wants to trap Boaz. Sembra a me che, a essere onesti, pare che Naomi voglia mettere Boaz in trappola. Boaz has been introduced in the beginning of chapter 2 as an Ish Gibor Ha'il, that is a man of substance, an important person, a man of means. All'inizio del capitolo 2 Boaz era stato presentato come un uomo di certi mezzi. So this type of person, if he gets into trouble with a girl, he would do his best to save his reputation. Quindi che vuol dire che una persona di un certo nome, se si mette nei pasticci una ragazza, deve pensare alla sua reputazione. So for Naomi the only way to get Boaz to get married to Ruth is to trap him like that, because Ruth is a Moabite. No Israelite would marry her if he's not forced in some way to do so. Nessun israelita sposerebbe una moabita a meno che non sia costretto a farlo. Quindi Naomi cerca di mettere in trappola Boaz, costringerlo a sposare Ruth. So Ruth says to her mother, okay, I'll do everything you say. She goes and she comes back the next morning. Allora Ruth fa come le ha detto la suocera, va e ritorna il mattino dopo. And her mother asks her, so, and how did it go? E la nuora naturalmente vuole sapere com'è andata. Well, and Ruth says, I did everything you told me. E Ruth dice, ho fatto tutto quello che mi hai detto. And Naomi thinks, my plan worked. E Naomi pensa, il piano è andato bene, è riuscito. But actually Ruth does not tell her the whole truth. She does not tell Naomi what really happened between her and Boaz. Ma Ruth in effetti non racconta tutta la verità, non racconta tutto quello che davvero è successo tra lei e Boaz. They didn't have an affair all night. They had a nice theological discussion. Quello che è accaduto tra Ruth e Boaz di notte è stato in effetti una bella discussione teologica. But she comes back and she concentrates on Naomi's need. She tells Naomi, yes, I did what you said, and Naomi feels, yes, she has achieved something. She's been able to help Ruth. Ruth ritorna da Naomi e le racconta quello che Naomi vuole sentire. Le racconta che è andato bene. What is more, Ruth comes back with 6 bushels of grain. That's a lot. She comes back with a lot of wheat, which Boaz gave her, and she said, Boaz said, don't let your mother go empty. So e Ruth porta a casa a Naomi
tanto grano, dicendo che Boaz che voleva voleva accertarsi che Naomi avesse abbastanza da mangiarsi. So Ruth wants to show, she made up these words, Boaz never said anything about Naomi. E queste sono le interpretazioni di Ruth, perché Boaz non ha mai menzionato Naomi. But Ruth's idea is by bringing this food to Naomi, saying it's for you, to show her, I'm not empty like you said when we came back. I bring fullness into your life. In effetti quello che Ruth vuole è far capire a Naomi che non è vuota, così come Naomi aveva fatto credere o credeva quando è arrivata a Betlemme. Le vuole far vedere, ecco, l'abbondanza. But the important thing to see is also that it is God actually who provides through Ruth and through Boaz. God is providing for Naomi and showing Naomi that he still cares for her, that he's not against her as she thinks. E la cosa importante è far vedere che Dio provvede per Naomi. Dio non ha abbandonato Naomi così come Naomi crede. Dio provvede attraverso Ruth e Boaz provvede per Naomi. And then we come to the fourth scene, the last scene, chapter 4. E poi il capitolo 4, l'ultima scena. And here we read about a son, interesting, a son not for Ruth, but a son for Naomi. E qui leggiamo di un figlio che nasce non a Ruth, ma a Naomi, un figlio per Naomi. In bitterness, Naomi had said in chapter 1, do I still have sons in my womb? Can I still have a son? Impossible. Al capitolo 1 Naomi aveva detto, posso ancora avere figli? Impossibile che io abbia ancora figli. But now she has a son on her lap. Ma adesso nell'ultima scena Naomi ha un figlio in grembo. In verse 16 we read that she is reckoned to be Obed's foster mother, the one who really takes care of him. E al versetto 16 leggiamo che Naomi è la balia di Obed, è colei che si prende cura di questo bebè. And they refer to him, the people of Bethlehem refer to him as Naomi's son. E in effetti la gente di Betlemme si riferisce a Naomi come a Obed come figlio di Naomi. Naomi not only has the son on her lap, she also finds a home and someone to care for her, because Ruth marries Boaz and Naomi comes with them. She's the one who takes care of the baby. Naomi trova non soltanto un figlio, ma anche una casa, un posto dove stare, perché Boaz la prende con sé e lei ha ritrovato una famiglia, una casa. And the women of Bethlehem says, the Lord has provided for you a nourisher in your old age. Someone to take care of you in your old age, this baby, when he grows up, he will take care of you. E la gente di Betlemme lo conferma. Naomi ha trovato chi si prende cura di lei. But Naomi's reaction is again very human. E la reazione di Naomi è molto umana. She seems to forget about Ruth again. Di nuovo sembra dimenticarsi di Ruth. And the women have to remind her. In verse 15 they say, Ruth, she is worth more to you than seven sons. E la gente di Betlemme di nuovo devono ricordarle che Ruth vale per lei più di sette figli maschi. And Naomi's response? E la risposta di Naomi cos'è? She doesn't say anything, she just clutches her baby even more. Non dice niente, stringe solo al seno il nipotino. So our last impression of Naomi is an impression of God's goodness to a person who do not really deserve all that goodness. L'ultima impressione che abbiamo di Naomi è di nuovo di una persona benedetta da Dio, una persona che però non si meritava tutto questo. A difficult mother-in-law. Una suocera un po' difficile. But God cares for her because she needs his care. Ma Dio si prende cura di lei perché lei ha bisogno di Dio, ha bisogno della cura di Dio. In spite of her harsh words against God, in the end, God gives her his chesed, his loyal love. Nonostante le sue parole crudeli verso Dio, amareggiate, Dio le mostra il suo amore, la sua chesed. So, that is Naomi. I think if we read carefully, that is how we can understand Naomi from this story. Quindi leggendo attentamente questa storia, questo è ciò che possiamo capire di Naomi, possiamo imparare da Naomi. I think before we talk about Boaz now, we can perhaps take just 5 minutes
pray. Is that okay? E prima di passare a Boaz, 5 minuti di pausa.